volevo dire una cosa. Siamo quasi arrivati al 4 di maggio, dove ci avevano promesso che dal 4 maggio noi eravamo tutti liberi, come i carcerati, si carcerati quando hanno la condanna. Poi si dicono, tot giorno la condanna, tu hai finito, quindi puoi uscire. Adesso ci troviamo con il nostro carissimo, amatissimo, bellissimo presidente, che ci dice praticamente che giorno 4 noi possiamo solamente salutare i nostri parenti. Grazie, signor presidente, di questa bella notizia. Praticamente noi che abbiamo i figli fuori, io, i figli, i genitori, ognuno poi c'ha un parente lontano, diciamo così. Ovviamente sempre, come ha detto lui, nella regione. È una cosa bellissima perché finalmente potremo abbracciare i nostri figli, i nipoti e tutto il resto, diciamo. Poi ci ha parlato di tante cose, sia ben chiaro, io di politica, non ne capisci un cazzo, però capisco quello che vedo e quello che sento. Allora io voglio capire una cosa adesso. Ma il signor Conte si sta preoccupando, noi che viviamo di turismo, come dovremmo affrontare la stagione di quest'anno? No? Cioè, non è che non pensi che il signor Conte dovremmo andare per l'elemosina, perché se non si lavora, si dice chi non lavora non fa l'amore, invece io dico se non si lavora facciamo la fame. Allora mi chiedo una cosa, come faremo tutti quanti? Non solo chi ha un'attività, anche chi lavora per l'attività. Ho visto su Facebook tanti video dove povera gente urlano, gridano i loro diritti, perché giustamente aprite un bar, apriamo sto bar a domicilio, andate a cazzo, ce l'hanno portata che la gente sta tutta in casa, è tutto chiuso, non l'ho capito. Poi come ho potuto vedere in certi video, ripeto, io di politica non ne capisco nulla e mi basta quello che vedo e quello che sento, cioè uno entra in un bar, anziché entrare in un bar che si dovrebbe rilassare e tutto quanto, sembra di entrare in un pronto soccorso. E sì, perché quando il cliente entra, per legge, dobbiamo far trovare tutte le cose che occorrono, e prima di prendersi questi 2 minuti di caffè, per non parlare dei ristoranti, delle spiagge, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi dovremmo fare uno sciopero, tutti noi italiani, ma non con le chiacchiere, con i fatti. Dovremmo andare a Roma dal nostro carissimo, amatissimo presidente a fargli capire la nostra situazione, dargli le chiavi dei locali e che andasse a lavorare lui, andasse a lavorare, vediamo se lui è nelle condizioni di fare quello che dovremmo fare noi. Cioè io non so quanti locali, io vi parlo di Peschici di Est perché io sono di nativa di Peschici, però i miei interessi stanno a Peschici, diciamo, a Vieste ci vivo, diciamo, è la stessa cosa. Ma non parlo solo di Peschici Est, tutte le zone di mare, come faremo? Come faremo? Cioè c'è tanta gente che ha i bambini piccoli, non sa che cazzata da magnà, dice ma quanto ci ha dato i buoni? Ho capito, quei buoni, signori miei, non è durato neanche una settimana in una famiglia. Perché chi c'ha l'affitto, noi che abbiamo la corrente da pagare, il telefono, eccetera, 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 non ce la facciamo. Il signor Conte che fa? Allora, noi consentiamo di vedervi in famiglia, ma non di festeggiare. Mi chiedo, signor Conte, se lei ha mai festeggiato in questi giorni con la sua famiglia? Io credo di sì. Invece noi dobbiamo aspettare il 4. A me mi sta benissimo, perché comunque ci tuteliamo da quello che sta succedendo, dal virus, eccetera, 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 diciamo. Ma a parte il virus e la tutelazione che ci dobbiamo fare noi, stare in casa, le mascherine, i guanti, lavarsi le mani, disinfettarsi, ormai l'abbiamo imparato a canzone, un po' da Barbara D'Urso, un po' dagli altri, abbiamo imparato a fare anche questa cosa qui, diciamo. Ma io voglio, ma a me personalmente mi sta a cuore il futuro di tutti i commercianti, proprietari e gestori.
perché la legge dice che i gestori, anche se vogliono chiudere i locali perché non ci sono i requisiti per poterli aprire, dobbiamo lo stesso pagare un tot. Il signor Conte non è stupido, cioè uno lascia il locale chiuso perché non può lavorare, perché il signor Conte ci ha messo in una condizione di non poter lavorare. E poi dobbiamo pagare il municipio, le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ma è qua che cazzo tenete? Che volete vedere la gente che si imbicca? Perché ci saranno questi casi, carissimo Conte. Volete vedere questo? Che volete vedere la gente per strada che non possono pagare l'affitto e gli mandano fuori casa i proprietari? Cosa volete vedere? Cioè, sentirvi parlare quando vediamo in TV sembrate dei santi. Oh, però ci ha promesso che... Cioè, il fatto serio di questo virus che ha causato è ai commercianti, parrucchieri, estetisti, tutti quelli che abbiamo un'attività. Ripeto, chi come proprietario, chi come gestore. Cioè, signor, la legge dice che anche se tu non vuoi aprire come gestore, devi pagare un tot lo stesso. E da cazzo la mai pigliare, signor Conte, mi dica lei da cazzo la mai pigliare sti soldi, perché i soldi se non si guadagnano non si possono pagare le cose. E noi facciamo nottate, nottate, nottate senza dormire per niente, perché pensiamo che ne sarà di noi. Ma ci rendiamo conto, signor Conte? Dopo lei ha dato questi 600 euro a chi è che aveva la partita IVA, per carità, cassa di integrazione, il bonus. Ma lei quei soldi che ha dato a noi italiani li sta recuperando sulle multe che fa fare alla povera gente. Qui non parliamo di una multa di 50 euro, qui parliamo di multe di 500, 1000 euro. Ma non si vergogna? Perché questi sono i suoi ordini, signor Presidente, perché un carabiniere non fa niente senza quello che gli dice lo Stato. Ma non vi vergognate, non vi vergognate, voi andate a vedere la mascherina che hanno aumentato di 1,02 euro. E le multe che fate fare, signor Conte? Come la mettiamo, signor Conte? Non c'è risposta, non c'è? Io dico una cosa, io ho visto dei video, veramente gente che piangeva, che usciva fuori casa per delle cose importanti, di salute, e gli hanno fatto la multa, ma si mettessero a vergogna, si mettessero a vergogna, anche lei signor Presidente, che cazzo sta a falla? Lei deve capire noi, che noi siamo il popolo, non so se voi votate il popolo, perché ripeto, io di politica non ne capisco nulla, però se si dovrebbe fare un altro governo, lei se lo può dimenticare. L'Italia che viene di nuovo a suo favore. Ha capito, signor Conte? Sia ben chiaro, signor Conte, io la stimo come persona, le voglio anche bene perché immagino che non sarà facile fare questo mestiere, per carità. Non sto a criticare, io sto criticando le cose che non vengono fatte. Non vengono fatte per la gente umile come noi. Cioè, uno ruba, fa e dice non si fa una multa, anzi, non si è più neanche in galera. Punto. Uno va a portare la figlia in ospedale, si fa 1000 euro di multa. Signor Co, ma dove cazzo stiamo, signor Co? Non l'ho capito. Io non ho ancora capito dove stiamo noi. Cioè, ma che aspettate? Che il paese si ribella? Cioè, veniamo a Roma, perché noi possiamo anche venire a Roma, signor Presidente. Non solo io, per carità, io mi aggregherò alle persone come me, che hanno un'attività e non possono svolgerla come l'hanno sempre fatto. Sulle spiagge faranno delle spese come tutti quanti noi per un anno, solo per questa stagione che aprirà, perché non è detto che apriremo, signor Conte. Allora come si fa? Uno prende quei 20, 30, 50, 100 mila euro, dipende da quello che bisogna fare. Per che cosa, signor Conte? Per fare un mese di stagione. Ma vedi sti cazzi di chiave, vaffanculo a fatica tua, va? Perché io sinceramente sono notte, notte, notte che non interrò più. Da quando si è messo tutto sto casino qui, da quando c'è tutto sto casino qui, io non riesco più a riposare la notte perché mi preoccupa non solo della nostra situazione familiare, ma mi preoccupa della situazione un po' in generale, perché noi commercianti e non siamo tutt'uno, diciamo noi, tutt'uno.
Poverino, ho visto un altro commerciante in Facebook che diceva: dobbiamo portare la roba a domicilio. A che cazzo ci vuoi portare? I parrucchieri sono chiusi, gli estetisti sono chiusi, la gente per strada non ci sta, la gente non ci viene perché giustamente non può uscire di casa. Cioè, io sti cornetti che dovrei preparare la mattina, chi se li deve mangiare? Me li devo mangiare io. Signor Conte, stiamo attraversando un periodo veramente brutto. Io da bambina mi ricordo quando i miei mi parlavano della guerra, del tifo, eccetera, eccetera, eccetera. A volte si sente, si ascolta, si capisce, ma quando si vive una cosa è diversa, signor Conte, è veramente diversa. Allora io dico una cosa, signor Conte. A tutti i commercianti, parrucchieri, estetisti, tutti quelli che hanno un mestiere così, togliete queste cazzo di leggi che avete messo. Ma voi volete che la gente deve lavorare? O c'ha suicida per voi, per lei, signor Conte, perché è lei che dà gli ordini? Lei dà gli ordini, non li do io gli ordini. Lei, tanto di cappello, vi rispetto, ve l'ho detto già tantissime volte in questa diretta che sto facendo. Cioè, ma noi ci mettiamo un po' nei panni delle famiglie. Cioè, già prima di sto fatto qui, la gente già non poteva campare, signor Conte. Lei vive nel lusso, ma noi che viviamo nella povertà, nell'umiltà della gente che sentiamo, vediamo, passiamo questi momenti, non è la stessa cosa. Lei dovrebbe stare in mezzo alla gente povera, a vedere cosa si mangia a mezzogiorno. E cosa fanno mangiare i loro bambini? Hai capito, signor Conte? Io mi chiedo, mettetevi lei e tutti quelli che stanno vicino a lei la mano sulla coscienza, la mano sulla coscienza, e dite a voi stessi: noi dobbiamo avviare gli italiani, ma come eravamo rimasti, non che dobbiamo cambiare tutte le cose. Cioè, noi dobbiamo partire dalla fine stagione dell'anno scorso. Quest'anno si dovrebbero fare le pulizie tranquillamente, come sempre, invece no. Non attendo che lì bisogna mettere il camice, lì bisogna mettere i guanti, lì bisogna mettere. Signor Co, che cazzo ma fa qua? Prenditi le chiavi e vai a lavorare tu nei nostri locali, eh? Perché la depressione, non ci vuole niente a venire. Chi c'ha una famiglia, capito o no, signor Conte? E mi auguro che sia stata chiara, mi auguro. E non me ne frega un cazzo, fate girare sto cazzo di video qua. Ma che stiamo scherzando? Noi dobbiamo dormire perché il signor Conte ci obbliga alle nostre cose a fare come dice lui, come se fosse padrone dei nostri locali e della nostra vita. Signor Conte, le dico per favore, io penso che lei sia una persona molto buona e ripeto che non sarà neanche difficile gestire la situazione perché siamo. Cioè l'Italia è grande, voglio dire, non si tratta di una persona o due, però mettetevi la mano sulla coscienza e veniteci incontro. Veniteci incontro. Poi avete detto questi finanziamenti di 25.000 euro per i commercianti, grazie o cazzo, e gli interessi che li paga? Li paghiamo noi, giustamente, eppure a caro prezzo. Ma che cazzo di agevolazione è questa, signore? Ma per carità, l'agevolazione era se ti danno 25.000 euro in 5 anni e non devi pagare l'interesse. Invece no, si va sempre a speculare il poveretto, sempre a speculare il poveretto. Io mi chiedo comunque dove andremo a finire. Io veramente non so dove andremo a finire. Io ho delle amiche che sono separate, vedove, che hanno i bambini piccoli e non hanno. Loro vivevano solo d'estate, con lo stipendio dell'estate, perché poi per fortuna c'era un po' di disoccupazione, eccetera. Riuscivano a tirare avanti, non a fare la vita, a tirare avanti. E adesso questa gente, signor Conte, è senza lavoro. Noi ci siamo già persi un paio di mesi di lavoro perché noi, i commercianti, dovevamo essere aperti tutti quanti a Pasqua. Ha capito, signor Conte? Invece, grazie agli ordini che ha dato lei, prenotazioni non arrivano, signor Conte, ci dormiamo noi nelle camere. Intanto poi l'immondizia, l'IMU, bisogna pagarle, sì. E beh, perché al comune, giustamente, che deve fare il comune? Qui dipende dallo Stato, giustamente, sono gli ordini dello Stato.
Allora io mi chiedo, signor Conte, ancora una volta metteteci la mano sulla coscienza e fateci lavorare come abbiamo sempre fatto. Nostri cazzi di tavolino a 2 metri di distanza. E ragazzi, c'è qua, che signor Conte, un locale che l'anno scorso, per dire, aveva 50 tavolini, quest'anno deve mettere 10. Perché? Perché il signor Conte ha deciso così per tutti quanti. Ma lei lo sa quanto costa un cuoco? Quanto costano le persone per venire a lavorare periodi estivi, signor Conte? Lei non lo sa, ma noi lo sappiamo. E poi magari se ti capita qualcuno che non lo vuoi mettere in regola, c'è subito l'ispettorato, c'è subito la finanza. Quindi ti danno una bella batosta, signor Conte, e bisogna farlo per forza tutti, per carità, la legge è quella lì. Ma la legge non deve comandare le cose nostre. Perché noi ci siamo sudati con sangue e sudore, signor Conte. Io non so se lei si è sudato con sangue e sudore quello che ha, ma noi sì. Io mi ricordo quando ero bambina, noi eravamo 14 figli, signor Conte. Ci crescevamo uno con l'altro e ci mangiavamo quello che potevamo. Quello che potevamo. Il secondo, caro signor Presidente, non lo vedevamo mai. Mai. Io tuttora, che ho 53 anni, non me lo mangio quasi mai perché lo stomaco non è stato mai abituato. Lei invece immagina che mangia primo, secondo, contorno, frutta, dolce, ma è normale perché abbiamo tenori di vita diversi, diciamo così. Perciò fateci lavorare, fate lavorare gli estetisti, fate lavorare i parrucchieri, i bar, fateci lavorare in santa pace. Togliete quando uno viene in una struttura commerciale, sti cazzi di guanti, questo, sembriamo tante mummie, sembriamo, ma per favore, signor Conte, fateci lavorare, ve lo chiedo proprio col cuore in mano, fateci lavorare. La disperazione nel meridione qui è tanto, altro che dicono la gente del nord, il meridione non lavora, tu faccio tanto. Culo prossimo che lo sento a dire, il meridione si fa un mazzo così e noi lavoriamo anche 24 ore su 24, avete capito? Non che il meridione hanno i soldi regalati, non vogliono fare niente. Ma che cazzo ne sapete voi della vita dei meridionali? Cosa ne sapete voi? Cosa ne sapete voi? Allora, prima di dire a qualcuno, non tutti, per carità, perché noi lavoriamo con la gente del nord, sia ben chiaro, noi lavoriamo con la gente del nord, quindi noi li vogliamo bene, però poi c'è l'eccezione che osa dire che noi meridionali, ma che cazzo te l'ha detto a te? Io ripeto, io da bambino ho lavorato 24 ore su 24, non solo io, tutta la famiglia, tutte le persone come noi che avevano di bisogno. Avete capito? Io volevo studiare, mio padre mi disse di no, sapete perché? Perché bisognava lavorare. Oggi mio padre non c'è più, io lo ringrazio che mi ha imparato a fare tutto quello che oggi so fare. Ma se quello che so fare oggi io non lo posso mettere in atto quest'anno, a me non mi serve a niente. Lasciateci lavorare per favore, non fate preventivi, sto per questo, 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 questo e questo. I preventivi fateli in tasca vostra. Che noi non ne possiamo più, cioè uno deve fare investimenti quando non si può neanche più mangiare, dove nelle nostre case abbiamo tot di bollette accatastate, caro signor Conte, accatastate, sai che significa? Che non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Oggi, a settembre, se i locali rimarremo chiusi, caro signor Conte, io non so che succederà, la rivoluzione, perché l'inverno è lungo. L'inverno è lungo, signor Conte, lo sa. E senza soldi non ci cantano i messi, diciamo, con il meridione. Noi ce li vogliamo lavorare come abbiamo sempre fatto, onestamente. Possiamo fare anche 24 ore al giorno. Però, alla fine serata, caspita, entrate 10 euro. Noi che da quelle 10 euro dobbiamo pagare 9 euro di tasse perché ci avete aumentato le spese, queste, 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 queste. Ma dove siamo, signor Conte? Se lei ha la fortuna di vedere il mio video, per favore, si mette la mano sulla coscienza e ci aiuti perché abbiamo veramente bisogno di aiuto. Qui non si capisce niente per il lavoro, caro signor Conte, quindi va bene il 1º maggio. Noi, lei non lo sa perché non è il suo lavoro. Noi il 1º maggio lavoravamo perché c'era il Foggiano, c'era quello di San Severo, c'era il Barese, c'era anche quello di Milano, di Torino, che venivano a farsi un weekend.
Noi i locali li abbiamo chiusi, grazie a lei. Noi ce l'abbiamo ancora chiusi, questi cazzo di locali, grazie a lei, signor Conte, lo sa. Se no noi staremmo tutti aperti. Tutti aperti. Ma questo non significa che i locali si apriranno, eh? Perché se andiamo di questo passo, noi le chiaro, anziché portarli al comune, lo portiamo a lei e va a lavorare lì nei nostri locali. Così si rende conto che mazze che si fa dalla mattina alla sera. Per una 10, 20, 30 euro al giorno, perché non ce ne sono di più. La gente quando ha preso un caffè, signor Conti, ha preso tutto, perché non c'è la possibilità di prendere altro. Il giovane è diverso, la sera spende un pochino di più, ma adesso come stanno le cose, neanche più il giovane potrà fare di più, perché giustamente se sto giovane non ha lavorato, come deve fare a permettersi per bere un cocktail la sera? Cioè, come si fa? Io non lo so, avete chiuso sei scuole, era giusto così, per carità, per l'amor di Dio, nessuno sta a fare. Possibile che non si trova un rimedio per noi commercianti? Ripeto, tutti, io parlo a nome di tutti. La gente che ha il tattoo sangue può farci qualche caso, signor.